quali doni posso portarti, Dio della mia vita, se sei tu ad offrirmi il respiro. Cosa mai il tuo umile servo può darti, se sei tu a donarmi la luce? Dalle mie mani ricevi il mio niente, Dio di questa terra, fa che splenda il tuo volto su noi, fa che possa adorarti, mio Signore. Provo una grande gioia nel vedere questa scena di pace. La bellezza dei bambini mi commuove. Eccoti dell'oro, perché sarai potente. Ero preparato a questa visione, ma quel che vedo sorprende ogni mia aspettativa. Ricevi dalle mie mani la mirra, poiché sarai immortale. Ho studiato le stelle fino a consumarmi gli occhi. E finalmente posso vederti. Hai ricevuto l'oro perché sarai potente. Hai ricevuto la mirra perché sarai immortale. E ora vedo. Ora ricevi da me l'incenso, poiché tu sei davvero il divino figlio del cielo. L'incontro con il re bambino ci ha cambiati, ci ha resi più coraggiosi. Avevamo portato le nostre ricchezze, ma è stato lui ad arricchire noi con la sua presenza. In fondo il nostro viaggio non è stato vano. All'inizio ero molto scettico,
e non credevo tanto nella buona riuscita di questo cammino, e adesso io di fronte a me la speranza del nascito. Io lo sento, fratello, lo vedo, la sua tenerezza e la bellezza di suo padre, e la premura che ha sua madre. A lui? Sì, vale la pena confidare i nostri sogni, le nostre attese, perché è lui l'atteso dalle genti. Verrà il giorno in cui ognuno di voi incontrerà un uomo che si avvicinerà e camminerà insieme a voi. Lo ascolterete, mangerete con lui. I vostri occhi si apriranno e comprenderete tutto. Ed ora ascoltatemi bene. Dovete andare subito via da Betlemme. Erode segue i nostri passi, ma sta cercando voi. Lui sa dei bambini. E lo sto cercando per ucciderlo. Andate in Egitto. Non dovrete starci a lungo. A Erode non resta molto da vivere. Erano uomini come tutti, ma furono chiamati re perché raccontarono che grazie a quel bambino ogni uomo è diventato re. E quando guardiamo le stelle,